perché mondo al contrario? Lo si capisce da subito, lo si capisce dalla quarta di copertina del libro, lo si capisce dall'introduzione, perché il filo conduttore che lega tutti i capitoli del libro, sono 12 e avrebbero dovuto essere 13, perché avevo quello sulla scuola in macchina, ma poi non avevo il tempo di mezzo, quindi lo sono tenuto in macchina, forse un giorno o lo utilizzerò per qualche altro scritto, qualche altro articolo che verrà presentato. È il paradosso. Quindi è la lente di ingrandimento con la quale io ho cercato di leggere tutte le tematiche sociali affrontate a fronte di me. E tutte quelle che sembrano paradossali, no? Per esempio gli occupatori abusivi delle case che sembrano essere più tutelati dei legittimi proprietari. È un avvenimento paradossale che caratterizza in parte la nostra famiglia. Oppure quello che citava prima Valdecandoli, l'ambientalismo ideologico, quello che non si basa su una ricerca specifica, cioè su dei risultati garantiti, no, si basa su una ideologia, una religione, un dogma, che spesso provoca dei risultati che sono esattamente controproducenti, ovvero provoca più inquinamento di quello che si proporrebbe di eliminare. E poi tanti altri argomenti che passano, adesso non voglio riprendere tutti i capitoli del libro, anche quelli delle minoranze che cercano di prevaricare la maggioranza. E anche questo, secondo me, è una sorta di mondo all'incontrario, perché ieri sera alla presentazione del libro mi hanno fatto una domanda. Mi hanno detto: che cos'è per me la democrazia? Mi hanno preso un po' la sprovvista, poi pensando, cioè, la democrazia è quella forma di governo dove la maggioranza guida e la minoranza si elegge. Penso che questa sia una definizione abbastanza vicina a quella che dovrebbe essere il concetto di democrazia. Quindi, nel rispetto delle minoranze, assoluto rispetto, le minoranze non dovrebbero però cercare di prevaricare quello che è invece il compito, il dovere della maggioranza che dovrebbe guidare, che dovrebbe in qualche modo fungere da traino per tutta la società. Ecco il motivo del titolo. Penso di essere riuscito a rappresentare l'interno le tematiche del libro con questo titolo, perché giudicare dal successo del libro sembrerebbe il sì.